Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, se volete potete condividere con i vostri amici, invitate i vostri amici, mandate un messaggio in privato, diffondete la conoscenza perché è molto importante, soprattutto per quello che ci aspetta quest'anno. Dobbiamo conoscere, è meglio mettere la paglia prima, diciamo, di cadere. Allora, per quello che stiamo facendo questo stream oggi su questo canale. Se saremo numerosi sarà molto meglio. Buongiorno a tutti, grazie che siete venuti, grazie che vi state aggiungendo. Oggi parleremo dell'oroscopo per 2021. 2021 non sarà l'anno quando si risolvono tutti i problemi, sicuramente. Noi aspettiamo ogni anno, no? Che mo sarà meglio, mo sarà meglio, mo sarà meglio. Vedremo come sarà quest'anno. Io ovviamente guarderò ogni tanto nel computer perché ho tutti gli appunti qua. Per quelli che non mi conoscono, mi chiamo Alexei Vorobyov, sono un astrologo vedico che abito a Roma. Allora, soprattutto adesso in questo periodo mi occupo soprattutto di questo, no, diciamo prima questa attività per me era hobby, adesso invece è diventata, diciamo, full time. Tutti nel momento di difficoltà vogliono ovviamente sapere cosa succede. Allora si rivolgono, chiedono sulla vita personale, sui bambini, su varie cose, no? Le prospettive per il futuro. Allora, quando uno nasce nell'oroscopo, no? Quando uno nasce c'è una foto sul cielo. Questa foto in realtà definisce il nostro futuro. Abbiamo un macrocosmo, abbiamo un microcosmo. Microcosmo sta dentro di noi, macrocosmo sta fuori. E come se vuoi avete studiato l'Ayurveda, sapete che ci sono cinque elementi che governano il nostro corpo, no? Questi cinque elementi, ovviamente, di quale il nostro corpo creato ci sono anche nell'universo. E siccome abbiamo nove pianeti, 12 segni e 12 case, che corrispondono a varie sfere della nostra vita, anche del corpo fisico, la varie parti del corpo, e così via. E poi la Luna, il Sole e no, nove pianeti, no? Ogni pianeta ha un suo elemento predominante. Quindi quando i grossi pianeti più lenti si muovono, quelli praticamente definiscono gli eventi mondiali. Questi pianeti sono nell'astrologia vedica Saturno, Giove. Nell'astrologia anche occidentale, Urano, Plutone, ogni pianeta ha un suo periodo, no? Invece questi pianeti grossi, siccome sono molto lenti, allora fanno indirizzare la società o cambiare la rotta della società, soprattutto nell'astrologia mondiale. Ogni paese ovviamente ha il suo oroscopo, come l'Italia, l'America, non so, tutti gli altri paesi. Ogni paese ha il suo oroscopo. E questo ovviamente quando uno guarda o studia vari paesi si può vedere come sarà il destino. Io non faccio l'oroscopo per ogni segno perché astrologia occidentale e astrologia moderna è diversa. Non voglio confondere le vostre idee, allora io parlerò delle tendenze globali, non solo per l'Italia, ma per tutto il mondo. Io ho fatto l'oroscopo per il Capodanno. Siccome il Capodanno è un giorno quando tutti ci aspettano il nuovo anno, il sentimento, la vibrazione che uno ci porta dentro di sé, proprio nel momento di Capodanno, quando è un vulcano emozionale delle persone esce fuori, no?
questo diventa una specie di fantoma, una specie di entità. E quindi, guardando questo oroscopo, si può capire che abbiamo l'ascendente Vergine, vuol dire che le persone pensano della salute. Il pensiero fisso sta lì. Poi Luna in casa 11, vuol dire che quest'anno ci sarà più nascita dei bambini. Poi Rahu in casa 9, tante persone pensano di muoversi, di magari spostarsi dalle città verso la periferia. Qualcuno pensa di andare da qualche altra parte, magari emigrare in qualche altro paese. Questi saranno anche i pensieri. Marte in casa 8, è nel suo stesso segno. Casa 8 è tutto ciò che è segreto, tutto ciò che è nascosto. Nascosto dalla nostra realtà, dalla nostra vista, e anche azioni militari. Poi Giove e Saturno in casa 5, le riforme. Quest'anno sarà l'anno delle riforme e anche i prossimi due. Poi Sole e Saturno in casa 4. Casa 4 governa soprattutto i madri, no? Sagittario. Sole in Sagittario vuol dire la capacità, la voglia di combattere, esci fuori, diciamo questo desiderio delle persone di proteggere la verità sarà solo crescente. E poi abbiamo Chetu Venere in casa 3, comunicazione. Tante persone si sveglieranno quest'anno, tante persone iniziano a scavare in profondità. Cercare informazione vera, non informazione che noi riceviamo attraverso il televisore o radio o qualcosa del genere. Loro andranno a cercare quello che veramente sta succedendo in questo mondo. Siccome Ketu governa anche tutto ciò che è nascosto, no? Sotterraneo, le cose che non sono molto controllate, intuizione, spiritualità, questa sarà più o meno la tendenza in generale. Rigenerazione interiore è un lavoro che sarà dentro di noi, no, un cambiamento interiore. A qualcuno questo periodo porterà solo il male, no, quelle che vivono sulla superficie della mente. Invece le persone che vanno in profondità, cercano la verità, scavano il senso vero della verità, no, di che cosa sta succedendo, perché le cose stanno succedendo, come tocca a me questo, cioè come si riflette su di me. Allora loro vanno a scavare. Allora, abbiamo un trino nel 20 giugno di quest'anno, abbiamo il trino tra Saturno e Urano, che è molto forte. Questo che cosa ci porta? Io adesso non vado per le date, io vi dico solamente i punti maggiori su quali concentrarsi. Questo porterà innovazione. Saturno è un pianeta che governa nell'oroscopo normale, la casa 10, la casa 11, che sarebbe innovazione e lavoro. Allora, i cambiamenti principali saranno proprio nel posto di lavoro. A tante persone bisognerebbe adattarsi alle nuove regole, alle nuove modi di lavorare. Infatti adesso, al giorno d'oggi, tante persone che sono più o meno quelli che vanno in ufficio, lavorano, no, tutti lavorano da casa. Diciamo, per tantissime persone quest'anno sarà un anno di riforma personale di lavoro, soprattutto. Bisognerebbe uscire completamente dai nostri schemi, i nostri, diciamo, spazi di comodità, rompere queste barriere, no? E buttarsi completamente in altre cose, che non sarà facile per tutti, ma bisognerebbe farlo. Questo sarà un periodo intorno un mese prima, un mese dopo, no? Intorno a giugno 2021, che bisognerà tanto lavorare con l'intelletto. Queste riforme toccheranno soprattutto dal mese di marzo, no? Le riforme finanziarie. Avremo un
Rahu e Marte, molto forti. Rahu in esaltazione, no? Il Marte sarà pure lì. Marte che cos'è? Sono le forze dell'ordine, no? Anche i militari. E tutto ciò farà Saturno anche farà un aspetto sul Mercurio. Mercurio vuol dire tutto ciò che è collegato con la finanza. Il sistema finanziario sta per cambiare definitivamente. Piano piano, ma cambierà. intelligenza artificiale, la raccolta dei dati personali. Questo sarà il periodo quando ci sarà, come si chiama, c'è questa parola in inglese, harvest, no? La raccolta. Quindi state attenti. Invece questo periodo è molto auspicioso per le persone che hanno talento nel high tech. Tutti quanti che fanno web design, che lavorano in high tech, no? Su tutte le cose elettroniche, del software, questo è un periodo di svolta per voi. Se voi avete mai pensato, non so, andare in high tech, questo è il periodo. Studiate le tecnologie, questo è il futuro. Ok? Quest'anno in generale bisognerà sviluppare i sentimenti come il dovere quando voi andate verso un obiettivo specifico senza deviarsi. Poi altra qualità importante, il sacrificio di se stesso verso l'altro. Queste qualità bisognerà sviluppare 10 volte di più, rafforzare, perché serviranno. A gennaio, proprio adesso, a gennaio, intorno al 20, uscirà fuori un segreto gigantesco che è collegato con i governi, che è collegato con le forze del potere. Vedremo quale sarà. Ovviamente quando Rahu forte ci sono tante bugie soprattutto collegate con le mass media. Quest'anno è molto forte da questo punto di vista, che le conoscenze vere usciranno fuori. Se prima a queste conoscenze non ci davano la possibilità di uscire fuori, quest'anno sarà quello quando le conoscenze inizieranno piano piano a uscire fuori. Ci sarà una trasformazione delle forze politiche. Le forze politiche non saranno più le stesse. Ci sarà un'altra forma, completamente nuova, che non sempre andrà a un buon fine. Il prezzo di oro crescerà, quindi se voi volete investire, comprate oro adesso, perché oro sarà molto costoso. Poi la produzione delle auto cadrà, e gioielleria. Tutta la catena di gioielleria, della bellezza, tutto cadrà giù. Ci sarà una forte crisi in quello. Febbraio sarà un mese molto difficile per i governatori del paese, per i presidenti, per i ministri. Ci sarà tanto confronto tra di loro, una forte confrontazione. Da oggi in poi, da adesso in poi, abbiamo 7 settimane di una specie di tornado nelle mass media, tornado tra i governatori dei paesi. Saranno, diciamo, i tempi un po' bui dal punto di vista della politica, dell'economia anche. Il Marte coinvolto vuol dire che in questo periodo potranno esserci qualche rivolte da qualche parte. La gente potrà uscire fuori e iniziare a voler proteggere i loro diritti. Ci sarà, no, come due capre, maschi di capre, non so, si sbattono le teste.
Quindi state attenti, se voi uscite su queste dimostrazioni o qualcosa del genere, state attenti. Assicuratevi. Quando Marte è forte, l'armia, no? L'esercito e le persone che rappresentano l'autorità dal punto di vista della forza, che sono il Marte e anche Saturno, loro avranno un grosso potere in questo periodo. Non aspettate la misericordia da loro, perché loro avranno una luce verde verso le azioni. Agiranno senza pensare, due volte. Dal 20 giugno fino al 20 luglio abbiamo Marte in Cancro. Quando Marte sta in Cancro, c'è tendenza di avere le paure, aggressività, uno non controlla la sua mente, no? Diventa molto impulsivo, difficile trovare il bilancio tra bene e il male, tra il logico e quello utile. Sarà una forza di distruzione molto forte, quindi soprattutto le mamme controllate la mente, non usate la vostra lingua con i vostri mariti per definire qualcosa, per proteggere qualcosa, le vostre idee o qualcosa del genere. Diventate come l'acqua. L'acqua che evita ostacoli. No? L'acqua quando va evita ostacoli, le pietre grossi. Cercate di sviluppare la qualità d'acqua. Giove sarà in una nakshatra Satavishak. Satavishak vuol dire 100 medici, che ovviamente sarà collegato in qualche modo con il vaccino. Quindi, siccome l'informazione sta uscendo fuori, i governatori cercheranno di rafforzare al massimo questa agenda, ma sembra che uscirà qualche informazione come curarsi da questo virus. Ci sarà una svolta, ci sarà una informazione vera, ma non per tutti. Quindi cercate quella informazione lì. 18 ottobre, 18 ottobre 2021, Giove sarà in nakshatra Dhanishta. Questo influenzerà tantissimo le azioni, le banche, i mercati mondiali, la borsa, le valute, euro, dollaro, no? Quindi il prezzo della valuta inizierà a sballarsi. Non ci sarà stabilità in questo periodo. Questo toccherà i mercati soprattutto. Quindi possiamo aspettare che il prezzo di roba da mangiare, della prima, diciamo, prodotti, ci cresceranno del prezzo. Da 5 aprile a 14 settembre Giove entra in acquario, secondo ovviamente Giudice, non astrologia moderna. Questo ci porta il bene a una svolta di realtà virtuale, intelligenza artificiale, le innovazioni, i nuove modalità di vita, come per esempio prima noi avevamo solo il pager, solo il businessman, quelli che facevano business avevano pager, poi a tutto un tratto tutti quanti hanno avuto cellulari, no? È un altro tipo di comunicazione, un altro tipo di realtà. Poi abbiamo avuto internet, no? Adesso possiamo aspettare un'altra onda così, ma dal punto di vista di intelligenza artificiale. E questo sarà però ovviamente per la nostra vita, cioè ad ogni giorno un nuovo modo di vivere, innovazione. A tante persone bisognerà adeguarsi a questo, che non sarà facile. In questo periodo, dal 5 aprile al 14 settembre, se qualcuno di voi è incinta,
se nasce il vostro bambino, sarà molto fortunato dal punto di vista di high-tech. Sicuramente potete mandarlo, quando cresce, potete mandarlo a studiare le tecnologie. Queste sono, saranno persone riformatori, no? Loro potranno percepire molto bene tutte le cose sottili, no? Tutte le cose di high-tech, di innovazioni, di riforme di questo genere. Avranno un grosso talento nell'elettronica. Ok? Saranno bambini molto creativi, certi inventori, innovatori. Qualcuno di loro potranno essere anche bambini indigo. Dal 14 settembre Giove di nuovo ritornerà nel Capricorno. Ci sarà una difficoltà sulla finanza, sul livello economico. Dal 20 novembre di nuovo uscirà e andrà di nuovo nel acquario. Sarà un po' più leggero. No. Settembre, ottobre e novembre, Marte, nel segno di Vergine, insieme con Mercurio, sotto l'aspetto del Rahu. Questo sarà un periodo turbolente. Quindi state attenti, state più calmi, lavorate duro, non rilassatevi troppo, no? Diventate più fragili. Questo sarà molto di aiuto. Saturno è una pianeta che fa pressione, no? Saturno governa, per esempio, tutti i macchinari che lavorano con metallo, che sbattono il metallo, no? Che fanno pressione, l'aria sotto la pressione, tutto ciò che subisce la pressione. Quindi quando Giove e Saturno stanno insieme in casa 10 dell'oroscopo naturale, la cosa che succede è che i lavoratori, quelli che vanno in ufficio, vanno in fabbrica, qua là, iniziano a sentire forte pressione. Un periodo difficile per sopravvivenza. Quindi ci saranno le regole che potranno essere imposte davanti alle persone senza chiedere il loro parere. Non seguendo quale, una persona potrebbe rischiare il posto di lavoro. Ma ci saranno gruppi delle persone che ovviamente quando si riuniscono inizieranno a fare qualcosa contro queste. Questo sarà un periodo forte dal punto di vista di mancanza di piacere, soddisfazione interiore, e quindi questo porterà alle riunioni grosse delle persone. Qualcuno che non reggerà si potrebbe buttarsi nella droga, qualcuno nei giochi d'azzardo, che non va bene in questo periodo, l'alcol, queste cose qui bisogna toglierle dalla nostra vita. Queste tendenze, cercate di essere sulle vibrazioni più alte. Da luglio a novembre Giove e Saturno saranno retrogradi. Quando questi grossi pianeti si fermano, allora la finanza, i mercati, le banche, la proprietà privata anche, lì succedono innovazioni, nuove leggi. Allora possiamo aspettare qualche riforma in queste cose qua. Io parlo anche un po' del pianeta Plutone. Il pianeta Plutone è molto collegato con Nakshatra Ardra. Che cos'è Nakshatra Ardra? Una costellazione. Ha una tendenza di cambiare tutto completamente. Come quando una persona sta molto in collera, ci può buttare e spazzare tutto via dalla tavola, iniziare a fare da capo completamente. Questo potrebbe essere potrebbero essere il periodo dal luglio a novembre
quando in queste sfere potranno essere cambiamenti totali, nuovi, e questo potrebbe suscitare la rabbia della gente. Poi, le corporazioni mondiali, quelle che governano i soldi, cercheranno di prendere il potere definitivo su tutto ciò che esiste. Già dopo aver distrutto, diciamo, l'economia media imprenditori, loro cercheranno di prendere tutto il resto, con qualche legge. Quindi se voi siete persone che vogliono cambiamenti, che pensate che non si può fare qualcosa del genere, no? Il mondo non potrebbe andare in quella direzione, allora dovete agire. Come? Non vi posso dire. Cercate i vostri modi. Loro, grazie alla loro avidità, ambizione, cercheranno di impossessarsi di tutto, ma le persone ovviamente andranno contro. Gennaio, maggio e luglio sono i mesi quando il movimento sarà ristretto. Sarà ristretto per i viaggi, per spostamenti. Gennaio e luglio saranno i periodi del maggior pericolo per i divorzi in tutto il mondo. Quindi guardate la statistica proprio per questi mesi, da gennaio a luglio. Come contrastare questo? Ovviamente la prima cosa è parlare da cuore a cuore, dividere le vostre emozioni, parlare delle vostre emozioni, cercate di non buttarsi troppo nell'informazione che vi viene essere buttata addosso. Questo non vi salverà. Solo il rapporto da cuore a cuore, quando noi parliamo delle nostre emozioni, quando noi cerchiamo di capire di ognuno, no? Quando noi aiutiamo il vicino, no? Cerchiamo di migliorare la vita di altri, facciamo il sacrificio magari della nostra comodità per il bene di altri, le persone vicini, questo ci porta tanto bene a noi. Ci alziamo vibrazione, vuol dire meditazione collettiva, le preghiere, non importa in quale religione siete, yoga, meditazione del gruppo, riflessione, masterclass, non lo so, i training di lavoro interiore con il nostro subconscio, magari per qualcuno una meditazione forte, regressione nelle vite passate per capire che noi non siamo questo corpo, che siamo temporaneamente qua in questa, no? In questo corpo, che non c'è niente di eterno. Allora lì, con quel tipo di conoscenza, la vita sarà vista da un altro angolo, da un'altra prospettiva, e quindi si può trovare più pace. Quindi ovviamente studiare le scritture sacre, leggere per esempio, non so, le scritture antiche, come la Bhagavad Gita, come il Corano, no? La Bibbia, eccetera. In questo periodo, dal gennaio fino a luglio, i diplomati sono le persone che rappresentano altri paesi. Saranno di coccio, come si dice da noi a Roma, no? Sei di coccio. Non accetteranno nessuna variazione, nessun compromesso. Quindi saranno sulle sue. Sarà molto difficile di farli ragionare. Questo potrebbe creare problemi tra i governi, soprattutto sui bordi del paese. Questi scontri potrebbero esserci in Ovest, no, come per esempio America, Londra, e anche in Asia. Sarebbe in Asia. Cercate di non creare in questo periodo relazioni di partnership, no? Di fare qualche business o qualcosa del genere, da gennaio fino a luglio. Non andrà bene, non finirà bene. Meglio aspettare un po',
da luglio in poi. Quest'anno abbiamo 4 eclissi, 2 corridori di eclissi, dal 26 maggio fino al 10 giugno abbiamo 2 eclissi, 26 maggio abbiamo luna in scorpione, in Akshata Ardra, sarà in un punto molto cruciale per la pace. Siccome il Nakshatra, la costellazione Anuradha, si dice che questo è un punto migliore del cielo, the best of the best, e lì ci sarà Rahu e Sole, due pianeti che fanno un grosso conflitto tra di loro. Rahu è un pianeta di bugia, di distruzione, di distorsione delle idee chiare, una pianeta che distrugge religione, una pianeta che abbassa il morale nella gente, no? Il senso logico di comprendere le cose, di vedere la realtà nel modo, diciamo, con la testa fredda, e il sole, il potere politico. Da questo punto di vista, questa combinazione, facendo attraverso Rahu un aspetto sul Giove e Saturno, ci toglierà la pace nel mondo e il sentimento di paura, della preoccupazione di che cosa succederebbe nel futuro avrà la tendenza principale nelle menti delle persone. Questo toccherà soprattutto India e i paesi vicino all'India come il Pakistan, Cina, no, forse non Tibet, ma Ovest, Asia e Stati Uniti. Siccome questa combinazione succede nei segni, abbiamo questi tutti eclissi, soprattutto nel segno di terra, questo toccherà le terre, la gente cercherà di combattere per le loro terre, no? Qualcuno magari cercherà di prendere qualche pezzo di terra di un altro paese, ci saranno discussioni proprio sulla base dei bordi del paese. Questo ovviamente susciterà tanta rivolta dalla parte della gente contro i loro governatori, no? Con la tendenza di fermarlo in qualche modo. E ovviamente la gente saranno molto insoddisfatti con la situazione finanziaria. Se la gente nel modo pacifico cercheranno di farlo ragionare, va bene. Ma ci saranno sempre le persone intrusi, come abbiamo visto ultimamente in America, che cercheranno di rivolgere la situazione contro la manifestazione pacifica, facendo incolpare loro che loro sono stati, cioè che l'iniziativa partita da loro, diciamo, in queste rivolte. Ovviamente lì le forze dell'ordine dovranno fare tutto ciò che è possibile per fermarlo, e quindi qualcuno potrebbe soffrire. Il prossimo eclissi del sole abbiamo il 10 giugno 2021 in Mrigashira, in bilancia. Non sarà un eclissi molto forte, abbastanza leggero. Poi il prossimo eclissi è 18 novembre nella Nakshatra Kritika, che ci porta tanta aggressione, i conflitti, disturbo della pace nel mondo, le rivolte, soprattutto il fuoco sarà coinvolto, quindi potremo vedere nel mondo aumento del fuoco, magari foreste si bruciano o qualche posti. Ci saranno tante, siccome Nakshatra Kritika governa anche situazioni quando uno potrebbe soffrire fisicamente di qualche, come si dice in italiano, di qualche ferita, no? Il periodo delle ferite. Quindi se voi avete Marte in ascendente nel vostro oroscopo, allora
state attenti in questo periodo. Ovviamente per scoprire il vostro oroscopo si potete rivolgersi a me. Eclissi del Sole, 4 dicembre 2021, nel nakshatra Jyeshtha. Nakshatra Jyeshtha è una nakshatra molto violenta, caotica, quando c'è tanta pressione dentro la mente delle persone. Keto, Luna, Mercurio e Sole ci saranno tutti coinvolti. No, sarà un po' maluccio per lo stato finanziario della gente nel mondo, anche i mercati in generale. Ma da un altro punto di vista, siccome tutto ciò sarà in Scorpione, questo sarà un periodo di trasformazione interiore. Le persone che sono state un po' più vicine alla spiritualità, loro in questo mese, in questo periodo, potranno andare molto in profondità, scoprire per se stessi un altro mondo completamente. In questo periodo, soprattutto, fa molto bene di andare a fare introspezione, andare da un psicologo, non so, parlare con qualcuno, con qualche medium, non so, approfondire le sue ambizioni, le sue motivazioni interiori, ristabilire e ricalcolare il valore della nostra vita, che cos'è importante per noi, cos'è non è importante e perché noi, non so, siamo più disposti a essere disturbati, qual è la causa, togliersi attaccamenti, no, dalle situazioni, dalle persone sbagliate, cercare le nuove amicizie. E ovviamente non bisogna andarsi troppo nella spiritualità o troppo nel guadagno, bisogna andare su due vie allo stesso tempo, non cercare di fare l'orologio. Questo sarà un periodo per l'informazione segreta che dovrebbe uscire fuori, la gente saprà delle cose sulle famiglie antiche, sulle famiglie potenti, sui governi. Ci sarà una forte crescita nella religione, nella spiritualità, ma questo potrebbe andare in parallelo con distruzione parziale della spiritualità, della forma della spiritualità come organizzazione. Keto in Scorpione governa le catacombe, tutte le industrie che si occupano di scavare la terra, il petrolio, il gas, tutto ciò. Potranno esserci qualche cataclismi nel mondo, come magari vulcani e anche terremoti. Le donne soprattutto, in questo periodo, quest'anno, state calme, perché ci sarà tanta rabbia dentro di voi che uscirà fuori. Allora occhio ai bambini, ai mariti, ai vostri personali emozioni. Donna, quella che porta la pace in famiglia, quella che è praticamente come camerton, no? Noi usiamo camerton per mettere a posto strumenti musicali, no? Per non essere sballati, diciamo, accordare le corde. Quindi voi dovrete essere come un camerton, cercate di vibrare in alto, no? Tutti questi situazioni intorno a noi ci potranno influenzare la mente per riversare la nostra rabbia su chi? Non su quelli che stanno fuori, non più sui governi, non su qualcuno, sui vicini che stanno più vicino a noi, ovviamente. La nostra insoddisfazione, quindi state attenti da questo punto di vista, controllate le vostre. Questo potrebbe essere anche un periodo quando le donne possono unirsi insieme, diciamo, per proteggere i loro valori, le loro idee, che non sarebbe male.
Allora, ovviamente, come se noi parliamo di astrologia, noi parliamo dei rimedi. Quali potrebbero essere rimedi buoni per quest'anno? Allora, la prima cosa è la mente. Dipende da quale stato della mente noi siamo, in quale stato della mente noi siamo. Ovviamente la vita intorno a noi e le nostre decisioni e tutto ciò che è collegato con noi va in quella direzione. Si dice, tutta la nostra energia è lì dove è la nostra mente. Allora, c'è una mantra molto auspicioso per queste. Si suona così, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. È una mantra molto antica che è collegata con la luna. La luna che questa mantra, diciamo, cantata ogni giorno, diciamo, partendo da lunedì, 108 volte, 4, 4 per 108 sarebbe meglio, 40 giorni, ci dà la pace mentale per il resto dell'anno. Fa una specie di bilancio energetico della nostra mente. Quindi possiamo affrontare quest'anno in modo molto tranquillo e rilassato. Poi un'altra cosa, nord-ovest, ci possiamo mettere una bella foto di un elefante con le tronche, no? Non devono essere spaccate, devono essere intere. Questa foto dell'elefante governa la tranquillità, amicizia. Elefante è un animale che va lento, ma molto deciso. Quindi quella energia a noi ci servirà quest'anno. Un'altra cosa che possiamo fare, come migliorare quest'anno, se voi avete qualche otturazione nei vostri denti che vi disturbano, cercate di risolvere subito. Non lasciatelo, diciamo, per il prossimo anno. Perché la situazione finanziaria al 100% quest'anno dipende dal vostro stato dei vostri denti. Se i denti stanno bene, allora la situazione finanziaria sarà a posto. Non ci saranno tanti sbalzi. Un'altra cosa, se voi dentro la casa avete qualche tubo dell'acqua o qualcos'altro, no? Che goccia. Gocciola, bisogna ripararlo. Vuol dire che quando l'acqua esce e se ne va, proprio quell'area della vita del vostro oroscopo, dove elementi di acqua, no? La luna per esempio, sta in casa 4. Voi vedete la vostra casa secondo le direzioni, no? Ti spiego. So le cose tecniche, però vabbè, vi spiego in 3 secondi, così più o meno capirete. Se voi avete mai studiato Vastu, tutte le direzioni sono governate dai vari pianeti. Anche nel nostro oroscopo abbiamo vari pianeti che stanno al momento della nascita nei posti specifici. Allora, se l'acqua gocciola in una direzione della casa, no? Che è governata da un pianeta particolare, quando noi guardiamo questo pianeta nel nostro oroscopo, proprio perché quel pianeta e quell'area della nostra vita sarà danneggiata. Quindi riparate le tubature. Questo è più o meno l'oroscopo per 2021. E se avete qualche domanda potete chiederlo. Io cercherò di rispondere. Queste sono le influenze generali su di noi, sul mondo intero. Io non ho parlato dell'Italia per il momento. Magari faccio qualche altro video in futuro per l'Italia. Se avete qualche domanda, scrivetelo adesso. Chiedo aspetto positivo per quest'anno. Allora, aspetto positivo per quest'anno è la crescita spirituale. Le persone che faranno meditazione, l'ho già detto, no? Le persone che andranno a vivere sulla terra, che avranno il posto dove coltivare,
loro cibo. Le persone che saranno molto più vicino alla terra, alla natura, tutto ciò che è naturale, avranno più beneficio. Poi le persone, siccome sarà questo periodo di Ketu, no, Sole, Mercurio, tutto in Scorpione, è un periodo molto auspicioso per le persone che cercano la verità, soprattutto, che cercano informazione vera. Le persone che lavorano in high tech, le persone che lavorano online. Se voi avete fatto prima il business, per esempio, sulla terra, nel mondo reale, cercate di farlo online. Perché queste tendenze che abbiamo adesso non si finiscono quest'anno. Questo più o meno fino a novembre 2022. Le tendenze in generale. Il mondo non tornerà più come era prima. Io posso dire che 2023-24 saranno anni di cambiamento. Sarà molto meglio. Ma quest'anno non sarà meglio dell'anno precedente, anzi, l'anno precedente è stata una preparazione. Quest'anno sarà quell'anno definitivo, quando tutte le idee che i potenti di questo mondo ci avevano nella testa cercheranno di applicare nella realtà. Quindi tenete cura del vostro corpo, tenete cura di tutto ciò che voi mangiate, cercate di non usare elementi chimici come la medicina moderna, andate più sul naturale. Siccome quando era Rahu forte uno potrebbe anche avvelenarsi delle medicine normali. Il metabolismo dell'organismo diventa un po' debole, un po' più soggetto al cambiamento genetico. Quindi state attento. Ovviamente quando Rahu governa i veleni, tutti i tipi di veleni. E quando Rahu fa un aspetto su Giove e Saturno, questi veleni vanno nelle masse. Quindi controllate il vostro cibo, controllate le vostre medicine. È meglio 10 volte chiedere se stesso sui consigli del dottore, se veramente vale o no. Dovete sentire intuizione nel vostro corpo, nella nostra mente, nel vostro cuore. Cosa vi dice intuizione? Quest'anno sarà un anno quando bisognerà rivolgersi verso la vostra intuizione. Non fidarsi alla pubblicità, alle cose che si parlano sul mass media. No. Dio create il sistema immunitario apposta. Quindi, tocca a voi decidere di quale parte prendere. Ok? È un anno molto auspicioso per spiritualità, per la ricerca spirituale, per contatto, per studio delle scritture sacre, le scritture antiche soprattutto, che sono attuali e reali anche a giorno d'oggi. Ovviamente dovete sentire vibrazione. Vibrazione è una cosa principale quest'anno. Scegliete le persone con quali associate. Vedete le vostre vibrazioni. Se a voi queste vibrazioni non ci piacciono, se voi sentite che da queste persone vengono angoscia, la paura, la mancanza di pace, no? Se voi siete capaci di darlo, di risolvere, diciamo, questi loro problemi, se siete capaci, fatelo. Però se vedete che non ce la fate, meglio stare lontano dalla gente così. Scegliete il vostro circolo. Grazie per i tuoi preziosi consigli. Sei stato molto chiaro. Un'altra cosa, se voi potete trovare qualcuno che sa fare regressione bene, è un periodo perfetto. Perché quando Keto sta nel suo stesso segno in Scorpione, vuol dire che uno
inizia ad avere contatti con il passato, ma non solo il passato di questa vita, ma il passato delle vite precedenti, che non sarebbe male di scoprire, no? Le cause, perché sono qua, che cosa devo imparare, qual è la mia lezione in questa vita. Ovviamente, no, l'astrologia vedica parla del karma. Abbiamo il 50% del karma perché siamo nati qua, no? Nel momento della nascita, però il 50% possiamo cambiare. Ovviamente da con chi associamo, cosa leggiamo, cosa mangiamo, no? Quali sono i nostri obiettivi. Il destino cambia. Ma si può interrompere questo circolo, questa catena. Questa ovviamente è la vita spirituale, solo così. Anno è difficile. Sì, non è facile, ma per qualcuno sarà molto auspicioso. Certe volte i periodi di difficoltà, no, servono a far smuovere il nostro tipo di pensiero a quale noi siamo abituati. E questo ci aiuta a crescere. Quando c'è una crisi, crisi fa sempre bene perché questa crisi ci aiuta di evolvere, andare oltre quei concetti, no, a quali siamo aggrappati e diventare un'altra persona. Questo sarà il periodo auspicioso da questo punto di vista, almeno secondo il mio parere. Tutto ciò che esiste in questo mondo si muove grazie al volere divino. Dio controlla tutto. Quindi anche questi periodi servono magari a noi per svegliarsi, cioè per chiedere domande esistenziali. Chi sono? Perché sono nato qua? Perché è nato in questa famiglia e non in un'altra famiglia? Perché mi sono capitati i miei genitori, no? O perché c'è certe relazioni che non riesco a staccare, non riesco a risolvere, no? Cosa devo cambiare dentro di me che no? Mi inciampo sempre nelle stesse situazioni. Qual è la lezione che devo imparare? Questo anno fatto per quello, introspezione. Ok, grazie tanto, grazie a tutti che siete venuti, che avete dedicato quest'ora, anche a tutti quanti che vedranno questo come la registrazione sul canale. Vi saluto, vi auguro un buon anno, auguri di nuovo e arrivederci.